Ci troviamo a fianco di una delle piste ciclopedonali che corrono lungo il fiume Bisenzio, siamo a Prato, dove sempre più persone utilizzano la bicicletta per andare ogni mattina al lavoro, proprio sfruttando piste ciclopedonali come queste, o anche più semplicemente per fare del sano turismo. Questa ciclabile lungo il Bisenzio, visto che taglia la città da nord a sud e viceversa, consente a chi vuole recarsi in centro per motivi di lavoro di poterne usufruire, perché ovviamente è prossima al centro storico. Ovviamente poi ci sono nel territorio pratese altre ciclabili un po' più frammentate che possono condurre verso le aree produttive e industriali. Percorse utilizzabili anche dai ciclisti che raggiungono Prato in treno, visto il largo utilizzo da parte di Trenitalia di carrozze dotate di spazio per le biciclette. Se uno viene da Firenze, volendo, ci arriva a Prato, scende dal treno e gira per Prato con la bici, perché ha possibilità di spaziare appunto andando dalla stazione fino a Gonfienti e farci una bella giratina. Una volta arrivati in città con la bici, infatti, le opportunità di esplorazione sono diverse, sia a sud che a nord. La pista ciclabile appunto della riva sinistra della Val di Bisenzio, del fiume Bisenzio, consente di arrivare fino a Vaiano e poi tutta la rete ciclabile pratese oggi da qualche mese è connessa con il Montalbano grazie al nuovo ponte, Ponte Manetti, che è stato inaugurato nel settembre scorso e che collega finalmente dopo 70 anni le Cascine di Tavola all'area Medicea. La rete ciclabile pratese raggiunge standard di alto livello sia per estensione che per dotazioni. Mancano solo pochi interventi per implementare la segnaletica delle varie tratte e l'avvicinamento allo stato dell'arte italiano, ovvero le piste del Trentino Alto Adige, potrà dirsi concluso. Penserei più alla città di Trento, Bolzano, perché comunque noi abbiamo sempre guardato quelle, perché abbiamo partecipato a tutti i raduni che abbiamo fatto fino al 95-6 più o meno, andando a girare per le città con le bici, quindi là hanno delle buone piste ciclabili tenute bene.